Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Scelgono di attaccare con due uomini che verranno supportati da cinque centrocampisti. Con questo modulo, Fabio, sembra di essere tornati agli anni 70, quando tutte le squadre giocavano in questo modo. In un certo senso è l'evoluzione del famoso catenaccio. Certo, oggi il ruolo del libero è pressoché scomparso. Si può dire che il suo erede naturale sia il regista arretrato. Si posiziona a protezione dei suoi difensori, non più dietro ma davanti. E ha il doppio compito di difensore aggiunto e organizzatore delle transizioni offensive della squadra. La partita è iniziata. Teravest. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. De Maio. Roberto Pereira. Hanno ottenuto un fallo laterale. Mkhitaryan decide di cambiare fascia. Santon. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Zegelar. De Maio. Zegelar. Samir. Zegelar. Roberto Pereira. Zegelar. Lanciato sulla corsia di sinistra. Crossa il pallone a centro area. Un inizio di partita che chiamerei con un eufemismo prudente. Palla filtrata, può colpire. Spazza il più lontano possibile. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Mkhitaryan. De Paul. Cambia gioco. Teravest va a raccogliere il passaggio. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Zegelar. Decidono di giocarla all'indietro. Tentativo in avanti, lungo. Cerca di lanciare il compagno. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. La Roma al calcio di punizione. Pellegrini. La mette dentro. È fuori gioco. Teravest. De Paul. Mkhitaryan. Provano a ripartire da dietro. Teravest. De Paul cerca di pescare il compagno col filtrante. Decide di sfruttare la fascia. Cerca il numero. De Paul. E trova conclusione. Ha
Hanno commesso una leggerezza e corso un rischio inutile. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Palla in mezzo. Parata notevole, non era facile. Pallone lungo, in verticale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente, ma non può impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi. Per puntare gli avversari, per creare spazio al centro per gli inserimenti. Non puoi rischiare di diventare monotono e prevedibile andando sempre sul fondo per cercare questo cross che ormai sta diventando inutile. È vero Luca, sono d'accordissimo con te, bisogna cambiare qualcosa. Estremo difensore, la calcia lunga. De Paul ci mette il fisico e conquista il pallone. Dzeko. De Paul. Zegelar. Roberto Pereira. Teravest. Spinazzola. Di forza. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pedro, miracolo di Musso. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliò. Incornata! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di nulla. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. De Maio, scodella in avanti. Zegelar. C'è la palla lunga in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande. Questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza. Dzeko! Miracolo di Musso! L'avversario ha avuto la meglio. Roberto Pereira. De Paul gioca una palla lunga. Vede la porta. Calcio di punizione per l'Udinese. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. De Paul, occhio al tiro. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però va bene a provarci. Mancini. Mkhitaryan. Veretout. Niente gol finora, 0-0. L'appoggio sulla fascia. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Zegelar. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Grande intervento. Vale come un gol.
ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. De Paul, palla in avanti verso il compagno Mancini, riconquista la palla. Parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. Fabio, non potevano più... Colpisce il pallone! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Questi uno contro uno effettivamente si stanno facendo troppo frequenti. Devono fare più attenzione. Entrambe le squadre ci hanno provato ripetutamente in questa partita. Il gol però non è ancora arrivato. Nonostante il risultato fino a questo momento è stata una partita ricca di occasioni, ma gli attaccanti di entrambe le squadre non sono stati abbastanza precisi nelle conclusioni verso la porta. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Cerca il compagno libero. Teodorcek! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile... Ci mette la testa! Niente da fare, ha perso una buona occasione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Cerca il traversone. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Cerca l'uomo là davanti. Ottimo passaggio, deve tirare. Nello spazio per Mkhitaryan. Lungo passaggio in avanti. Ha la possibilità di andare verso la porta. Bella apertura. Ottimo dribbling. Dentro il pallone, teso. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Intervento energico. Ottiene un buon calcio di punizione. Sono stati sfortunati. Palla Mkhitaryan. Scatta verso il pallone. Pericolo. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Zegelar. De Paul. Prova a giocarla in profondità. La gioca all'indietro. Cerca il tiro. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Pedro vuole la profondità. Si libera la grande. La Roma al calcio di punizione. Punizione da posizione molto interessante. Manca poco alla fine. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Ha provato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta. De Paul. Fanno girare bene la palla, ma non trovano lo spunto per un assalto finale. E ora deve concludere. Pellegrini. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Dzeko! Ed è gol! Che giocata! Ed eccola! La giocata più importante della partita! Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. L'arbitro controlla il cronometro. Qualche istante e sarà tutto finito. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pellegrini. Lotta, ma perde l'equilibrio.
la Roma al calcio di punizione. Cerca lo spunto, palla intercettata. Intervento completamente sbagliato, calcio di rigore, nessun dubbio. L'Udinese ha la possibilità di cambiare le sorti dell'incontro. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto, l'arbitro però è irremovibile. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Grande opportunità adesso per aumentare il vantaggio e chiudere la partita. Non sbaglia! Vantaggio che diventa pesante! Non ha sbagliato! Qui il portiere non ci è andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. E a questo punto... E l'arbitro dice che può bastare. Giocatori al settimo cielo e anche tifosi hanno vinto la partita con una prestazione davvero convincente, anche al di là del risultato. Come giudichi la partita che abbiamo appena finito di vedere, Luca?